Oggi abbiamo un peso completamente differente, no? abbiamo poi ne ha sdoganato l'anticipo, che arriveranno i fondi in anticipo, perché il piano è fatto molto bene, ma c'è un cronoprogramma sulle riforme straordinariamente preciso, a partire dal lavoro che sta facendo il ministro Cartabia sulla giustizia, che è, secondo me per la prima volta affronta dei nodi fondamentali. E poi mi fa piacere che lo si faccia a Cinecittà. Io quando ero ragazzino per tre mesi ho vissuto a Cinecittà facendo... <ride> Uh, libro Cuore all'epoca E Cinecittà è una straordinaria risorsa di questo paese è, è qual, qual è il ricordo diciamo romantico di quell'epoca eh e beh, di quell'ambiente? All'epoca c'era perché... eh, praticamente Torino ricostruita Erano delle produzioni, le faceva la Rai nel caso specifico di Cuore Come Pinocchio anche no? certo. Erano grandissime produzioni che segnavano l'idea di un'Italia Che davvero giocava in attacco E dunque io penso che quella è una strada, no? cioè quella di essere poco retorici e molto franchi con noi stessi su quello che sono le punti di forza e i punti di debolezza. Uno certamente è, lo diceva prima il TG2, la estrema carenza dal punto di vista educativo di questo Paese. Dobbiamo investire immensamente sul capitale umano e la seconda è il fatto di riuscire a mettere a terra le cose. Io nella mia vita ho fatto il manager prima. Di entrare a fare il ministro. E una cosa che mi ha colpito sempre è quanto poco i politici si dedicano alla gestione. Mm. E forse questo è il. È per esempio, è un limite enorme, perché se le cose si fermano alle conferenze stampa, se c'è una cosa che il governo Draghi ci sta insegnando è che il pragmatismo del fare accadere le cose vale mi, mille volte di più di ogni dichiarazione ideologica, fascisti, comunisti, eccetera, perché affronta le cose nel merito e le fa accadere. Queste due cose, realismo, non retorica, e capacità di fare accadere le cose sono forse gli ingredienti di cui abbiamo bisogno oggi. Quello che Adesso mi sembra, un... in questo momento io l'ho usato altre volte, tu hai tutte queste persone che fuori schiamazzano mentre ci sono persone che lavorano. E poi alla fine quello che ti succede è che è molto divertente, no? perché tutti vanno da Draghi e dicono Draghi ha capito, Draghi ha detto, io sono d'accordo. E poi lui fa È come un, un papà con dei bambini riottosi. E questo è sbagliato, perché invece i partiti devono poter dare contributi articolati e però seri. No? Se tu stai facendo una riforma della giustizia e contemporaneamente vai per un referendum, sai perfettamente che essendo nella maggioranza di governo, parlo della Lega, beh, ma devi dare seguito lì alla riforma della giustizia, la stanno affrontando. Ecco, allora tutto questo io credo che dica, quello che ci dice è che l'ora di ricreazione è davvero finita.